il paniere di Merlini. Nel cuore dell'Oltrepò pavese, la tradizione, innovazione e l'unicità dei prodotti tipici. Oltre 30 tipologie di pane, ottenuto con farine speciali di riso, avena, orzo, mais, multicereali, ma anche pizze, focacce e pasticceria di produzione propria. E ancora affettati freschi, frutta e verdura. A Casteggio, in Viale Giulietti 25, il paniere di Merlini, artigiani dal 1951. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone, fermate in maniera casuale per le vie di Casteggio, risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Sono diversi i tentativi di furto che ogni mese, puntualmente, si verificano a Casteggio. La prima domanda è: secondo lei, da 1 a 10 quanto è sicura Casteggio? Da 1 a 10 è un po' bassa la votazione, eh? Sì, 4, sì. Come mai un voto così negativo? Voto così negativo perché non c'è sicurezza, non c'è abbastanza sicurezza, bisogna incentivarla. 3. Come mai un voto così negativo? Perché sono venuto 3 volte a casa mia. 3 volte vittima di furti nella sua abitazione? Sì. Ha denunciato, ovviamente. Ha denunciato, sì, però niente. Siamo 2 volte. Una volta un giorno e dopo 3 giorni ancora. Ma a livello di sicurezza, sinceramente, guardi, io sono proprio qui di Casteggio, abito fuori. Veramente di sera, no? Roba di sera che succedono qui. Per me ce ne sono poche da vedere, mi sembra che ci sia poche sorveglianze, secondo me. Però se ci sono qualche, non so, poliziotti che girano in borghese, che non si fanno vedere, però qui tutti i giorni mi sembra che rubano, no? Via di qui, via di là, via di là. E anch'io non dico una storia, ma quando vado a casa che metto giù le macchine, anche che prima cosa guardare, sminciare. Si guarda intorno. Eh sì, mi guardo intorno perché tutti i momenti può saltarti fuori, perché ma che è successo, no? Il fatto che ci siano così tanti furti all'interno delle abitazioni, perché si verificano soprattutto quelli, secondo lei è una conseguenza della crisi oppure c'è altro, ci sono altre motivazioni? Perché ci sono troppi immigrati, tutto lì. Quindi sono loro gli autori, secondo lei, di questi furti all'interno dell'abitazione? La maggior parte delle volte sì, sono autori loro e quindi c'è da fare un pochettino di ordine nella cosa. Sì, secondo me sì. Io per me dico che vanno dove è più comodo, diciamo, no? Ma noi abitiamo secondo posto, però secondo piano, sì. E loro sono arrampicati e via nel balcone troppa gente che ha fame, dice sua moglie. Ma è una crisi, scusatemi, ma qui è giusto che arrivano, ma per le capisco che là c'è la guerra, ma c'è la guerra dappertutto o è sotto un complesso di organizzazione? Se uno deve mangiare è inutile che ci giriamo intorno, se non mangia le buone perché il lavoro non ce n'è, deve mangiare, perché la bocca da mangiare lo sapete tutti, no? E allora è una cosa generale, è la crisi. È la fame, se uno va a casa adesso d'inverno, ma io vedo in casa mia, paga di qui, paga di là, paga di l'era, paga di là, siamo sempre in bolletta. E uno che arriva lì che va là non ci danno, va lì non ci danno il posto di lavoro, va lì perché non ce n'è per noi e deve mangiare. E quindi si va a delinquere. Una persona onesta, è inutile che ci giriamo intorno, diventa disonesta perché deve mangiare o bene o male.